Un caro saluto amici telespettatori, bentornati al nostro appuntamento con Tra Cielo e Terra che oggi ci porta a conoscere un evento molto importante per la diocesi di Mantova. Nei giorni scorsi infatti si è festeggiato il ventennale del gemellaggio tra Mantova e Weingarten, un gemellaggio, un'amicizia tra le due città nata nel segno della comune venerazione per il preziosissimo sangue. Allora, durante questi 20 anni sono state tante le iniziative, i progetti che si sono sviluppati sia sul fronte religioso ma anche su quello civile. Andiamo dunque a conoscere questo gemellaggio, come è nato, la sua storia e ovviamente i suoi protagonisti. Era il 12 marzo del 1998, quando l'allora sindaco di Mantova, Gianfranco Burchiellaro, e il borgomastro di Weingarten, Gerd Geber, sancivano il legame tra le due città, nato grazie alla comune devozione per il preziosissimo sangue di Cristo. La tradizione vuole infatti che la reliquia venne portata a Mantova da Longino, il soldato romano che aveva trafitto il costato a Gesù sulla croce. Questa è conservata proprio a Mantova e una parte a Weingarten. La data del gemellaggio, il 12 marzo, non fu casuale, essendo questo il giorno della seconda inventio, ovvero il secondo ritrovamento della reliquia, avvenuto nel 1048 all'epoca dei Canossa, dopo la prima che le cronache della corte di Carlo Magno registrano nell'804. Proprio a quell'anno si fa risalire la nascita della diocesi di Mantova, visto che per custodire tanto tesoro, Mantova venne elevata a sede vescovile, innestando così un processo di sviluppo che portò un modesto borgo sulle rive del Mincio a divenire città. Oggi, a distanza di 20 anni da quel 12 marzo, Mantova e Weingarten hanno voluto celebrare questo importante anniversario con una serie di iniziative che hanno preso il via nel capoluogo virgiliano lo scorso 9 marzo, innanzitutto con un convegno al Bibiena. Ed è stata questa l'occasione per approfondire il significato del gemellaggio e tanti suoi altri aspetti con chi ne è stato e ne è protagonista. Innanzitutto con Monsignor Giancarlo Manzoli, per tanti anni presidente dell'associazione Mantova-Weingarten, di cui oggi è vice e che da sempre è il referente della diocesi per questo gemellaggio. Come si è arrivati a questo gemellaggio? Si è arrivati in un modo che io ritengo sia stato provvidenziale per, almeno per me, ma penso anche per tutta la diocesi e il territorio mantovano. È stata una scoperta che per noi è avvenuta tramite gli amici di Weingarten, che a loro volta si sono trovati a approfondire la presenza di una realtà molto bella, un patrimonio di fede che loro avevano lì da 9 secoli. E per i quali si sono chiesti: ma questa realtà che noi onoriamo e la onoriamo con tanta visibilità anche esterna, da dove proviene? Facendo gli studi si sono resi certi che il tutto proveniva da Mantova, un regalo fatto a loro tramite l'imperatore Enrico III, che è giunto tramite delle persone a Weingarten nel 1094. Allora, nel 1994 hanno fatto il nono centenario del dono, dopodiché sono venuti a trovarci e hanno detto: cari mantovani, noi abbiamo, ecco, delle cose molto belle, ma che vengono da voi e noi vi siamo riconoscenti, però desideriamo che quando facciamo festa ci siate anche voi. Ora ci hanno chiamato là, ci siamo resi conto di che cosa si trattava, siamo rimasti meravigliati che altrove si festeggiasse la reliquia del preziosissimo sangue, perché questo è il segno del dono che avevano ricevuto, e nel segno del preziosissimo sangue abbiamo incominciato anche a riflettere noi, a dire: ma questa realtà è presente a Mantova, ma più di 1000 anni fa, almeno da 1200 anni fa, al tempo di Carlo Magno. Però Carlo Magno non ha fatto altro che rendere certo ciò che già esisteva qui dal tempo in cui è venuto Longino. Come si è sviluppato questo gemellaggio, dunque questo rapporto tra Mantova e Weingarten negli anni? Abbiamo cercato di coinvolgere, perché questo era indispensabile, sia la realtà ecclesiale sia la realtà civile, perché
se la partenza è il grande segno del dono del sangue da parte di Cristo a noi, le cui tracce Longino aveva recuperato dal terriccio del Calvario, se questo segno movimentava e giustamente la nostra fede, e questo segno ci aiutava a renderci sempre più consapevoli del dono che avevamo ricevuto, della responsabilità di renderne partecipi anche maggiormente la comunità cristiana, era logico che non potevamo contenere il tutto nei confini della fede e religiosi. Aveva bisogno questo segno, come avveniva là a Weingarten, che fosse un'appartenenza di tutta la comunità civile. Ecco allora che si è cercato, anche su invito da parte del sindaco e dei professori e dei docenti e degli storici Weingarten, di coinvolgere il comune di Mantova, la società di Mantova. E così è avvenuto che i pionieri sono diventati dei testimoni degli apostoli, e siamo riusciti a convincere da una parte il vescovo e il parroco di Sant'Andrea e dall'altra il sindaco, il consiglio comunale e anche i cittadini, così da aderire a un invito ancora che è provenuto dal Weingarten di stipulare un gemellaggio. E questo è avvenuto nel 1998, quindi 4 anni dopo le loro feste e 2 anni dopo che loro ci hanno cercato, così che abbiamo potuto formalizzare il gemellaggio che dura da 20 anni in un modo molto bello. Che cosa rappresenta questo gemellaggio per la diocesi? Per la diocesi rappresenta molti significati. Hanno un significato a livello europeo perché invita noi ad andare oltre i nostri confini, non solo i confini della provincia, ma i confini addirittura della nazione. E ci siamo resi conto che l'amore e l'onore che si dà a Cristo, che dà il suo sangue, è una realtà che è condivisa da molte comunità all'estero, in Svizzera, in Austria, in Germania, in Belgio, in Francia, in Olanda. Ora ci siamo chiesti, ma non siamo soli. Questo significa che dobbiamo darci una mossa e cercare di fare in modo che anche il nostro momento di fede diventi un movimento europeo. E ci siamo mossi anche in questa visione. E in più dobbiamo dire che questo gemellaggio ci ha aiutato anche a dare una significazione di scoperta ecumenica, perché da loro a onorare il preziosissimo sangue non sono solo i cattolici, ma sono anche i protestanti, che fanno parte anche dell'associazione del gemellaggio. In questi ultimi anni non solo i protestanti locali, ma anche gli anglicani partecipano alle grandi feste che avvengono là. Ora ha questo gemellaggio anche una dimensione, sì, che coinvolge la fede, ma che è aperta anche a altre esperienze religiose. Un altro momento molto importante è la dimensione, che possiamo dire, della coralità. L'esperienza che noi abbiamo fatto andando da loro è che a partecipare agli eventi, anche religiosi, è il popolo, non è uno o l'altro, un'elite, famiglie intere, 3.000 persone alla sera precedente la festa che si riuniscono per una processione detta delle fiaccole e 30.000 persone che assistono alla processione a cavallo. E in più la Basilica contiene come minimo 2.000-3.000 persone, è sempre piena, c'è adorazione anche notturna. Ecco, tutto questo ha stimolato anche noi a far sì che ci sia un recupero di ciò che era presente nel Mantovano. Per esempio c'era una confraternita a Mantova del preziosissimo sangue,
che si era spenta come attività ed è stata riattivata. Ed è stata riattivata nel 2010. Non solo. Noi estraiamo e rendiamo visibili i reliquiari il Venerdì Santo, il pomeriggio, la Via Crucis, poi la sera, la liturgia della croce, la processione. Però non è possibile il Venerdì Santo fare grandi feste, tributare grandi onori, anche a esprimersi in esteriorità, mentre invece questo è possibile qualora il tempo da dedicare al preziosissimo sangue fosse non coincidente con la Settimana Santa. Ora da qui è l'attenzione da parte del nostro Vescovo di istituire una giornata di spiritualità esponendo i sacri vasi in Sant'Andrea per tutto il giorno e cercando di vivere la dimensione nostra religiosa con il preziosissimo sangue al di fuori della Settimana Santa. È l'occasione per rinsaldare un'amicizia che è nata intorno alle reliquie del preziosissimo sangue, perciò a ciò che è un po' centrale per la fede cristiana. Poi due città che si sono incontrate, sono nate delle collaborazioni anche per lo sviluppo culturale di entrambe le città, le amicizie, l'accoglienza. Quando i nostri giovani sono andati la scorsa volta alla GMG a Colonia, sono stati ospitati dalle famiglie di Weingarten, perciò è stato questo il ponte per creare anche tra Mantova e un po' il resto dell'Europa un'occasione di incontro. E gli incontri sono sempre belli. Che cosa segna questo 20° anniversario? Beh, va a suggellare ovviamente una comunanza di intenti religiosi, ma soprattutto anche di una, come si può dire, una vicinanza con questa città a livello amicale in un modo straordinario. Che rapporto è quello che si è instaurato tra le due città? Un rapporto di sana amicizia, di rispetto, di amore e di stima reciproca. Allora, dobbiamo ricordare che con il gemellaggio si è anche ricostituita poi in seguito la compagnia nel 2010. Vogliamo ricordare qual è la missione della compagnia, qual è l'obiettivo? Dunque, la compagnia che è di antichissima origine, si dice risalga a Beatrice Bonifacio di Canossa addirittura, certo nel 1452 quando è Mantova Pio II, è uno degli elementi costitutivi delle feste che ruotano attorno all'ascensione per celebrare i sacri vasi appunto. La compagnia è esistita potente fino al 1945, quando si è estinta, si è assopita. A seguito del gemellaggio, io sono stato anche uno dei fondatori dell'associazione Mantova Weingarten, nel 2009 io ho pensato di poter ricostituire la compagnia che si era appunto dissolta, assopita, e ho chiesto al Vescovo Busti di poter ricostituirla. Il Vescovo Busti con il suo decreto, 14 settembre del 2010, l'ha ricostituita come associazione laicale della diocesi. I suoi carismi sono diversi, ma principalmente due. Come ha detto magistralmente il nostro caro Vescovo Marco, il primo carisma è quello di custodire i sacri vasi, come avveniva in antico, quando la compagnia appunto nel 300 custodiva l'olio sacro davanti alla reliquia del preziosissimo. E il secondo carisma è quello di ricordare, sempre sono parole del nostro Vescovo, a tutta la comunità e alla diocesi che la città di Mantova nasce con la scoperta, la prima invenzio del sangue di Cristo assieme alle ossa di Longino nell'804, quando viene dissotterrata questa cassetta dietro la Basilica di Sant'Andrea. Che cosa rappresenta per voi questo 20° anniversario? È una cosa importante perché segna un legame fra due città che si sono immediatamente riconosciute e volute bene e che hanno ognuna una associazione del gemellaggio a Mantova, Mantova Weingarten e due compagnie, una che si chiama Compagnia del Sangue a Weingarten che organizza
quella favolosa cavalcata del venerdì, il Blue Treat, e a Mantova la compagnia del Preziosissimo Sangue, che è madre della seconda probabilmente. Ed eccoci di nuovo insieme, continuiamo a parlare del gemellaggio tra Mantova e Weingarten, questa volta con una mostra che è stata allestita in occasione del ventennale. Tre collezionisti mantovani espongono alla Sala della Colonna di Piazza Alberti l'occasione del ventennale del gemellaggio tra le città di Mantova e Weingarten per proporre una mostra che abbraccia filatelia, numismatica e sacro. Il gemellaggio ha acquisito importanza, se mai ce ne fosse stato bisogno, anche nel corso di questi anni. Ecco, il ventennale suggella, direi, in modo assolutamente impeccabile questo vincolo di amicizia. Abbiamo pensato, in occasione del ventennale del Preziosissimo Sangue e il gemellaggio con Weingarten, di coinvolgere anche delle realtà culturali presenti nel nostro territorio e che da anni sono impegnate nella raccolta di testimonianze relative alla devozione al Preziosissimo Sangue nel campo della filatelia, nel campo della numismatica e nel campo della raccolta delle immaginette sacre. Storia di devozione ed immagini con documenti antichi che riannodano i fili del legame tra Mantova e il Preziosissimo Sangue. Io espongo prevalentemente santini, immaginette religiose dal 1600 fino a oggi, prevalentemente dal 1600. Che raccontano qualche pezzetto di storia mantovana, in particolare quello che riguarda i sacri vasi. Una delle grandi rarità, troviamo una lettera del 1469 da Papa Clemente III, che allora lui aveva istituito un servizio di corrieri postali dove ci sono imprese a secco le famose chiavi della Chiesa cristiana. La mattinata di celebrazioni del ventennale del gemellaggio tra le città di Mantova e Weingarten è culminata in Piazza Virgiliana, dove la presenza del sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, e dei rappresentanti della città di Weingarten è stata effettuata la posa di un albero, un'ideale e perfetta celebrazione di 20 anni di cammino comune tra la culla dei Gonzaga e la cittadina tedesca del Baden-Württemberg. A rimarcare il momento celebrativo è stata posata una targa con omaggio, naturale, al poeta Virgilio, con citazione della decima egloga e il riferimento all'amore bucolico che cresce come crescono gli alberi. Una certificazione di 20 anni di cammino percorso assieme dalle due comunità, ma anche e soprattutto un augurio perché questo possa proseguire per un lungo futuro. Bene, eccoci di nuovo insieme dopo questo approfondimento che ci ha portato proprio a conoscere il gemellaggio tra Mantova e Weingarten e quella che ne è stata la sua storia. Adesso è arrivato il nostro tradizionale momento di briciole di Vangelo con il commento al Vangelo della Domenica da parte di Don Manuel Beltrami. Buongiorno. Al centro del Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima c'è una richiesta molto bella e importante che un gruppo di greci fa all'Apostolo Filippo. Vogliamo vedere Gesù, che è anche il titolo del sinodo diocesano che la nostra Chiesa ha concluso nel 2016. Vogliamo vedere Gesù è la domanda della fede, è la capacità di dire qual è l'obiettivo finale verso cui siamo incamminati. Come si fa a vedere il Signore? Giovanni ci suggerisce un piccolo itinerario fatto di 3 tappe. La prima è la tappa del dono. Vede il Signore Gesù chi impara la logica del dono, che vuol dire imparare la logica dell'offerta, imparare la logica di chi non si chiude, di chi non pensa, illudendosi, che l'amore più lo tratteniamo più rimane nostro. Nel Vangelo si racconta che tutto quell'amore che non viene donato marcisce. L'amore vive, vivifica e si moltiplica solo nella misura in cui viene dato con abbondanza. Vede il Signore Gesù che ha imparato la logica dell'umiltà. L'umiltà, diceva San Francesco di Assisi, è la capacità di guardarci come Dio Padre ci vede. È metterci sotto i suoi occhi, sotto il suo sguardo.
Lasciare che il suo amore plasmi il nostro cuore, che le sue parole diventino piano piano le nostre, che i suoi pensieri, i suoi sentimenti diventino la l'humus su cui noi traiamo esistenza e forza. Vede il Signore Gesù chi impara a servire. Sapete, nella Bibbia il servizio molto spesso è messo in antitesi con la pigrizia. La pigrizia ha poco a che fare con il divano e le comodità. Nella Bibbia il pigro è colui che non è mai là dove dovrebbe essere, che non dice mai quello che gli viene chiesto, che non fa mai quello per il quale è stato inviato. Al contrario, invece, il servo è colui che si trova esattamente là dove il Signore vuole, fa e dice quello che il Signore chiede. In ultima analisi potremmo dire che il servo è in realtà colui che sa essere là dov'è il suo Signore, a Gerusalemme, sulla croce, ma soprattutto attraverso la risurrezione nella gloria del Regno. Allora ringraziamo il Signore per tutti coloro che ci hanno insegnato la via dell'offerta, la via dell'umiltà e la via del servizio. E Gesù, che è il chicco di grano che dona vita e amore in abbondanza, l'umile per eccellenza e il vero servo del Padre, possa custodire il nostro cammino. Arrivederci. E dopo il Vangelo, come sempre, cari telespettatori, noi ci salutiamo. Io vi do appuntamento dunque con Tra Cielo e Terra alla prossima settimana. Buona settimana a tutti e arrivederci.